ci segue sui DMTV. Oggi siamo con Felice Scirpoli, vice sindaco di Monte Sant'Angelo, che comunque sta seguendo da vicino la questione ospedale. Innanzitutto per parlare un attimo, dire due parole su quello che è avvenuto questa notte, stamattina, insomma, all'ospedale, perché abbiamo letto tutti del furto che c'è stato nell'ufficio ticket, e poi dopo ci saranno degli aggiornamenti, insomma, però parliamo prima di, appunto, di quanto è avvenuto stanotte. Un saluto a tutti i frequentatori del sito del Diario Montanaro. Stanotte è accaduto purtroppo un ennesimo atto delinquenziale a Monte Sant'Angelo. Stamattina sono stato informato dai responsabili della struttura sanitaria, ho subito raggiunto, poiché il sindaco è assente, quindi mi sono preoccupato di raggiungere anche a nome del sindaco, la struttura di Monte Sant'Angelo per capire dai responsabili della struttura stessa cosa fosse accaduto. Ci hanno informato che purtroppo durante la notte qualcuno è entrato nella struttura e ha rubato, scassinando una porta del materiale dall'ufficio ticket. Ovviamente questo fa ancora una volta pensare qua a che punto sia arrivata la situazione. È il rispetto delle regole in questa città. Entrare in una struttura sanitaria sapendo che c'è della gente ricoverata, perché ricordiamo, la struttura sanitaria di Monte Sant'Angelo c'è l'hospice, c'è l'RSA, c'è gente quindi che è lì per, non sicuramente per villeggiare, e né può sopportare situazioni di questo genere. Questo ci fa pensare veramente che qualcosa stia accadendo, ma per la quale siamo fiduciosi qualcosa accadrà di positivo in questa città. Perché poi sono stato informato anche che il tutto, ovviamente, come era d'obbligo, è stato denunciato alle forze dell'ordine, ai carabinieri, alla stazione dei carabinieri di Monte Sant'Angelo, anche i vertici della ASL sono stati informati, e crediamo e siamo fiduciosi che prima o poi ad una soluzione le forze dell'ordine arriveranno. Un appello, approfitto ancora una volta, perché a quello che ha detto il sindaco pochi giorni fa credo non vada aggiunto molto, perché il sindaco ha sintetizzato molto bene con quella frase molto forte rivolto a chi si rende responsabile di atti delinquenziali nella nostra città: andate via da questa città. Io invece aggiungo, ma veramente un brevissimo accenno, un appello a tutti noi. Se qualcuno vede, se qualcuno sente, se qualcuno è testimone involontario di un atto delinquenziale, non abbia il timore di denunciarlo alle autorità preposte, perché le autorità preposte hanno l'obbligo di tutelarci. Quindi nessuno di noi deve avere paura, nessuno di noi facciamo cadere per favore nel vuoto le leggende metropolitane secondo le quali se si confida qualcosa alle forze dell'ordine subito dopo. No, non è vero, non è assolutamente vero, perché ritengo che il lavoro, e riteniamo che il lavoro fatto dalle forze dell'ordine vada in questo modo supportato, perché lo meritano, perché fanno tanto e sicuramente faranno ancora di più in questa nostra città. Appunto, approfittiamo purtroppo di questa cosa, però chiediamo a che punto era questo ospedale, che ne abbiamo parlato per tanto tempo, adesso il protocollo d'intesa so che comunque sta andando avanti, ci sono delle novità, appunto aggiornaci un po' anche su questo. Sì, credo che nel passato, appena insediati, una delle prime sollecitazioni giunte all'amministrazione di Asio e al sottoscritto in particolare, non tanto come vice sindaco quanto come assessore ai servizi sociali, sia stata proprio l'argomento presidio ospedaliero, presidio sanitario, per meglio dire, di Monte Sant'Angelo. Perché sappiamo bene che qualche anno fa è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'amministrazione comunale di allora e l'azienda sanitaria locale e la Regione Puglia anche, per la trasformazione e la riconversione del presidio sanitario di Monte Sant'Angelo in strutture ambulatoriali anche specializzate. Crediamo che in questi ultimi tempi le tante sollecitazioni giunte da più parti, anche dal Diario Montanaro, che noi abbiamo avuto sollecitazioni anche dagli organi di stampa, dalla gente, dalla politica di qualsiasi colore. Quindi insieme credo stiamo raggiungendo dei buoni risultati. È operativa l'RSA ormai da anni, un fiore all'occhiello per l'RSA in tutta la Puglia, su questo possiamo andare veramente fieri. Il servizio di radiologia che oramai funziona e funziona anche bene, anche perché la strumentazione è stata tutta quanta rinnovata, strumentazione dell'ultima ora e di ultima generazione.
C'è il servizio partito già da qualche anno, il Day Hospital Diabetologico. Poi abbiamo da ultimo, aperto ormai un paio di mesi fa, l'hospice. Tutti sappiamo che l'hospice è il reparto dove vengono ricoverati purtroppo i malati terminali di tumore. E questo è divenuto anche un servizio ormai fiore all'occhiello, perché l'hospice ha una responsabilità in più nei confronti dell'ammalato e nei confronti delle famiglie. Sappiamo anzi che la ASL ha un'attenzione particolare verso l'hospice di Monte Sant'Angelo, infatti ha bandito un concorso per 4 figure professionali da OSS, ma sappiamo, e proprio stamattina mi sono ulteriormente informato, che c'è il personale medico specializzato, utile per il servizio, il personale infermieristico, il personale ausiliario già presente, tutti i turni sono coperti. C'è già, come dicevo, devo dire purtroppo, perché dispiace parlare di gente ammalata di questo grave male, c'è gente già ricoverata. Allora, la cosa, una proposta che lancio: perché non istituire anche il Day Hospital Oncologico a Monte Sant'Angelo, nella struttura del presidio sanitario di Monte Sant'Angelo, che poi nel territorio circostante, almeno nei comuni per esempio dell'ambito sociale, Monte Manfredonia, Mattinata, Zapponeta o anche a più largo raggio, andando fino a San Giovanni, anche non ci sono altre strutture hospice, e poiché il personale da impiegare nel Day Hospital Diabetologico altro non è che lo stesso personale, proprio lo stesso personale già in servizio presso l'hospice, allora perché no istituire un Day Hospital Oncologico? Sarebbe un ulteriore servizio dato non soltanto alla comunità di Monte Sant'Angelo, ma al territorio, che è inutile nascondercelo, ha pagato tanto nel momento in cui la regione ha dovuto convertire, razionalizzare la spesa sanitaria regionale. Quindi un ulteriore servizio per questo territorio. Quindi l'idea che lancio è proprio questa, degli hospital oncologico. Poi possiamo dire, noi ovviamente non ci stancheremo mai, i vertici dell'ASL lo sanno, con i quali c'è un ottimo rapporto e collaborazione giornalmente, veramente, tra il sindaco, il direttore generale, il direttore sanitario, che comunque sono professionisti disponibili, pronti a ragionare, a riflettere su quanto gli viene proposto. Noi non ci stancheremo mai di portare a compimento quelli che sono gli impegni assunti sul tavolo dalle due parti, dall'amministrazione comunale e dall'ASL, quando nel protocollo d'intesa, quando ci fu la ristrutturazione, la riconversione dell'ex ospedale di Monte Sant'Angelo in presidio sanitario, diciamo, plurispecializzato. Perfetto, allora ringraziamo il vice sindaco di queste ultime informazioni, diciamo, riguardo l'ospedale, e c'è un appuntamento, insomma, con i nostri lettori.